Avevo già fatto un Get Lunch with Me tempo fa, ma avrete notato che le quantità sono un attimo diverse. E quanto avevo parlato in quel video? Avevo fatto un piatto di pasta molto piccolo con lo yogurt greco, erano delle pennette, se non sbaglio. Se qualcuno l'ha visto, se qualcuno vuole vederlo, vada indietro se lo vede. Le avevo fatto messaggi per i ragazzi giovani di come non è necessario mangiare sempre cose speciali per essere fit. Gli ho mostrato gli ingredienti. Ogni tanto ci metto la ricottina, ogni tanto ci metto lo yogurt greco, per avere proprio la consistenza di una crema, mi piace. Unisce un po' tutto. Avevo detto di come si possa parlare di mangiare, insomma, cose reperibili, che rientrano tranquillamente nei macros, che rientrano nei micronutrienti ed essere comunque healthy style. Ed era un video in diretta Instagram. Questo no, perché voglio mangiare con calma. Se uno mangia in video, è detto mukbang. E avevo anche detto che mukbang, nonostante gli italiani li stiano facendo adesso, erano già passati di moda da almeno un anno. Da almeno un anno. Mangiare in video è carino, però. Tu mangi e la gente ti guarda. Però sono divertenti anche per me questi video, in effetti. Mi piace guardarli. Fame. Ancora ce n'è. Wow! Avevo detto anche quanto mi dava fastidio un po' questo cibo speciale su internet, nel senso per essere fit devi fare l'omelette, bla 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 bla, tutte queste cose qua. E qualche mamma mi aveva scritto: ma come si fa a fare omelette, pancake in 5 minuti solo perché vai in palestra? Cioè non possiamo scomodare tutta la famiglia. C'hai ragione. Io ho un oceano di video in cui ho dato un sacco di messaggi positivi. Sì, positivi, insomma, ho parlato un po' di tutto. Dai problemi a come risollevarsi. Però mi rendo conto che spesso piacciono le E di come dare sempre solo messaggi pregni di senso. A volte non paghi. Sì, li dai perché ci credi, però ogni tanto ti scoccia di dare dei messaggi positivi. E allora in questo video non c'è nessun messaggio positivo.
solo come si può mangiare in modo healthy e ti mostro solo rispetto a quel video come sono aumentate le quantità di pasta che mangio il giorno. Il peso si era sceso di 1 chilo, fondamentalmente siamo là. Però mangio di più. Buona così, mi piace. La cipolla è dolce, ci ho messo pochissimo sale. È un video che non ha pubblicità, non ha codici sconto, non ha messaggi. Un video rilassante, no? Per me lo è, non so per te. Mi ricordo quando avevo fatto, cioè un video molto vecchio, avevo fatto make-up fantasia di colori e una ragazza si era arrabbiata un sacco. Dice, ma si vede che tu l'hai fatto, come fai a mettere fantasia di colori ed un video in bianco e nero? L'avevo fatta apposta, scienziata. Era tutto in bianco e nero. Mi truccavo mostrando i colori che non si vedevano ovviamente. E pensavo, oddio, ci sta pure che uno alla fine, in sede di editing, si dimentichi e metta il bianco e nero per sbaglio e ti fotti tutto il video. Però io l'avevo fatta apposta. Spaghetti non sono la cosa più facile da mangiare in video. Oh, crolla un fungo, boh. Non ho neanche preso il piatto. Modalità mukbang. Col pentolone. Sono le 3:30, ragazzi. Cioè, se tiravo pure fuori il piatto, lavare questo, questo e quell'altro. No, mi secca. Perché sapete che sono stata anche criticata per il fatto che do sempre dei messaggi nei miei video. Sembra assurdo, ma è così. E se andassimo a guardare l'attenzione, le visualizzazioni, queste cose, tutti questi messaggi pagano poco, no? Quindi. Perché sprecarsi così tanto? Ogni tanto si sta un video per fare un video. Oddio, crolla. Guardate che favola. Ok, lo piego alla cafona proprio. Voglio fare la cafona. In questo canale sono sempre simpatica, accomodante, dolce, carina, educata. Nell'altro canale no, ero sinceramente se mi riguardassi mi rendo conto che ero una persona piuttosto odiosa. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Però piacciono le persone odiose.
E io sono sia quella persona che questa persona. Sono sempre io. Una persona non cambia personalità soltanto perché sta bene, guarisce. E sono sempre la stessa persona. Il video senza senso è finito, però il senso ce l'aveva. Buon pranzo a me e ciao.